quanto investire nel marketing. Oggi voglio legarmi alla pillola di ieri in cui ho parlato in maniera approfondita su cosa secondo me è il marketing, come bisogna lavorare nel mondo del marketing e di come di fatto se un'azienda decide di investire in marketing deve avere dei risultati. E da qui nasce la seconda domanda che ricevo spessissimo, ovvero ma quanto dovrei investire nel marketing? Questa è una domanda abbastanza delicata perché innanzitutto nessuno ha la sfera di cristallo, quindi non possiamo sapere investendo X che tipo di ritorno abbiamo, soprattutto in una fase iniziale. Quando avremo dei dati, abbiamo una struttura di marketing avviata, in realtà possiamo fare delle previsioni, ma non possiamo farle all'inizio senza alcun dato. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che una volta che abbiamo creato una struttura di marketing ad hoc, funzionante, che riteniamo più o meno essere efficace, e lo sappiamo perché dobbiamo avere la possibilità di monitorare i risultati, allora il quanto investire diventa un elemento secondario, nel senso che se io ti chiedo dammi 10 euro, te ne ridò 15 subito. Quindi tu mi ridai e io te ne ridò 15. Benissimo. Se io te ne chiedo 100, te ne ridò 150, tu me li dai. Se ti chiedo 100.000 euro, te ne ridò 150.000, anche questi mi daresti se tu li avessi, perché sarebbe stupido non farlo. E la logica nel marketing è esattamente questa. Nel momento che noi decidiamo di investire, dobbiamo avere dei ritorni positivi, perché, come ho ripetuto ieri veramente decine di volte, se facciamo un investimento in marketing e non otteniamo dei risultati, allora non ha senso investire perché stiamo buttando via i soldi. Sarebbe meglio tenerli in tasca. Fine. Questo è proprio l'ABC. Quindi alla domanda quanto dobbiamo investire, la risposta è sempre dipende. In una fase iniziale si può decidere, scegliere, diciamo, comunque identificare un budget minimo indispensabile per iniziare a raccogliere i primi dati. Questo, diciamo, che forse è la domanda più intelligente. Qual è l'importo minimo che devo investire per iniziare ad avere i primi risultati? Ok, qui già possiamo iniziare a sbilanciarci e diciamo che se ci pubblicizziamo online, ad esempio sui social network, io direi con un minimo di 10 euro al giorno ad oggi si possono iniziare a vedere i primi risultati. Non è tanto, però perlomeno iniziamo a muoverci e iniziamo ad analizzare qualcosa. Poi, man mano che abbiamo i dati, bisognerà in maniera continuativa, veramente costante, migliorare, migliorare, migliorare. Cosa significa? Un esempio che faccio spesso: fai una pubblicità con vieni da me a mangiare dalla pizzeria da Pino con una foto, clicca qui per ordinare subito. Perfetto, la vedono 10.000 persone, clicca solo una persona. È probabile che ci sia un problema nel messaggio. Cambio annuncio, ne faccio uno bellissimo e su quelle 10.000 persone ne cliccano in 1.000, una cifra esagerata. Ok, sicuramente il messaggio sta funzionando bene, però dopo che hanno cliccato le persone vanno nella pagina, nel sito del ristorante e nessuna prenota. Ok. In questo caso ci possiamo rendere conto che il problema sarà all'interno del sito, perché i problemi possono essere mille in realtà, quindi non stiamo adesso a disquisire su quale sia il problema. Il punto è che grazie a questi dati e analizzando tutti i passaggi noi possiamo individuare dove sono i problemi e di conseguenza correggerli. Maggiore è il budget pubblicitario che noi abbiamo da investire e più veloce sarà questa raccolta di dati, perché se io ricevo 10 click al giorno, per iniziare a avere una statistica devo aspettare diverse settimane, se non mesi. Se mi arrivano 10.000 click in un giorno, veramente in poche ore posso iniziare ad avere i primi dati e iniziare a metterci mano a migliorare il tutto. Però il punto focale, quindi risolto questo problema, ovvero quant'è il budget minimo, se avete già una campagna che funziona, voi dovreste chiedervi quanto mi sta portando l'investimento che sto sostenendo in marketing, e lì la chiave. Se il ritorno è positivo, il problema non si pone, perché voi spendete di più, vi arriveranno più clienti, più vendite e di conseguenza è sempre un bene. Come dicevo prima, dai 100 euro te ne tornano 150, né dei 1.000 te ne tornano 1.500. Però devi essere in grado di monitorare i risultati che ti sta portando. Questo è sempre essenziale, assolutamente. Poi un altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che sì, devi sostenere una spesa pubblicitaria per, diciamo, far girare il tuo messaggio, far vedere il tuo annuncio pubblicitario alle persone, eccetera, ma probabilmente devi anche pagare un professionista che si occupi di tutto questo. Quindi hai una spesa fissa da sostenere più una spesa variabile che è quanto tu decidi di investire in marketing. Per cui o impari a farlo da solo, e se sei un imprenditore, secondo me non ha molto senso, conviene fidarsi a chi lo fa di lavoro perché sarà molto più efficace di te. Oppure, cioè in questo caso, devi anche pagare questo professionista, oltre all'investimento fisico, proprio diciamo il pagare i canali pubblicitari, ad esempio Facebook, Instagram, eccetera, per mostrare il tuo messaggio agli iscritti. Quindi, per rispondere alla domanda quanto investire in marketing, la risposta è: se il marketing funziona, più che puoi, perché ti torneranno più soldi di quelli che hai investito. Se invece stai per iniziare, sì, cerca di individuare la spesa minima che puoi sostenere, trova un bravo professionista che ti possa seguire e inizia a creare tutta la tua struttura di marketing. 4-5 giorni fa parlavo anche quali clienti scegliere, da dove iniziare, eccetera. Se non hai visto quelle pillole, ti rimando a vederle perché sono interessanti e ti fanno capire come
soprattutto in una fase iniziale, puoi veramente creare un ABC, qualcosa di elementare, per iniziare ad avere i primi risultati in maniera tutto sommato veloce. Poi, quando avrai una struttura funzionante, piano piano andrai a farla crescere e investirai sempre di più. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, un altro elemento essenziale, fondamentale, è il prezzo di vendita, o meglio, quanto ti rimane dopo che hai fatto ogni vendita, nel senso, togli le spese, quanto è l'utile che ti resta con una vendita? Perché devi tenere a mente che il marketing significa questo, tu spendi X per fare X vendite, quindi tu spendi 10 per convincere un cliente a comprare da te. Perfetto, hai speso 10 euro, il prodotto che vendi ti fa guadagnare più o meno di 10 euro, perché se ti fa guadagnare di meno ci stai rimettendo, se ti resta di più ti sta facendo guadagnare, quindi è essenziale identificare qual è il tuo margine e creare una strategia che riesca a vendere ad una cifra più bassa rispetto a quello che è il tuo margine. Questo è l'ABC, ovviamente, purtroppo troppe persone lo ignorano. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!